grande, buona pausa. Hi guys. Non mi dispiace per niente, come ti ci senti? Non lo so, cosa sei capitato? Che emozioni senti, positive, negative? Niente, poi posso ripetere una battuta del test. Io non sono io sono me stesso dentro a un altro. Aiuto, sta facendo uno spettacolo così. Non fidatevi si mai sieda, degli si altri. Sieda, si sieda. Fare salire un po' di trucco sulle ciocche. Anche un po' meno parruccosa, un po' meno operistica. Però insomma, bello, mi piace. Proviamo, vediamo che cosa succede. Tu come ti senti, Fede? Bene. Se decidi che guardi di là, il movimento deve andare piano, il movimento della testa. Poi non ti sentire obbligata da questo, però i movimenti veloci la annullano in qualche modo. Adesso girati verso di me, però prima di girarti verso di me fai prima con gli occhi. E poi ti giri, eccolo lì, questo è naturale, stranamente per questa cosa. Adesso girati verso il muro, eccolo lì, questa guida, questa è una buona guida. Stai entrando piano piano in una zona un po' più acquosa. No? Come personaggio. Che poi la voce è quella. Ah, sempre, sì, sempre sì, un po' milanesotta, no? Però è tutto un pochino più acquoso, se no diventi come la parrucca. Allora uno più sì. Uno fa due, deve far tre. Oggi prendiamo delle decisioni irrevocabili, importanti riguardo alla loro immagine. La sua immagine ha molto di convincente, a tratti sento la nostalgia di quando era ancora una cosa contraddittoria, cioè che aveva una faccia di un certo tipo, i capelli così, però ci sono dei momenti in cui è molto convincente. Il rischio puppet in lei per adesso non c'è. Lui però perde di credibilità, cioè i momenti drammatici, i momenti in cui pensa, tutto quanto diventa un po' Charlie Chaplin in luce del varietà, no? A tratti, per cui... Io preferirei quindi fare un tentativo in cui proviamo a vedere cosa succede di questo magnifico trucco salvando qualcosa dei suoi capelli. È la mia proposta. Ok. Proviamo a mantenere ancora un po' lei perché mi piace molto. Si tratta dell'ultimo giorno nella vita di due persone molto anziane, centenari, più o meno centenari, che hanno vissuto insieme come da marito e moglie per tutta la vita. Dai, vieni a sederti. E dove vai? Detto che non puoi vederle. È notte, non ne vale la pena. Potrebbe essere la storia di una giornata che poi scopriremo essere l'ultima giornata di vita di una coppia. Ed è specificato 95 e 94 anni, quindi una donna e un uomo che sono probabilmente nella loro casa. Ridono molto insieme, condividono un senso del gioco e dell'umorismo in maniera particolare. E dove c'è gioco e umorismo, l'amore non riesce a svanire. Dov'è la mia mamma? Mi manca tanto la mia mamma. Sono stati una coppia sicuramente felice e sono stati benedetti da quella speciale grazia che ogni tanto cade sulle coppie, che è quella della durata. Tu avresti potuto davvero essere qualcuno se avessi voluto. Cioè, guadagna in... in immagine, ma perde in immaginario, sì, non so come dire. No, ma sono proprio d'accordo. Mi manca un po' di tenerezza, non so. Io sento che perdiamo tenerezza. Come gestisco questo, che è il posto dove io faccio nascere insieme a lui queste cose, no? Da dove arriva tutto questo, no? Perché per noi è facile, è la regia. Assurdo, certo, è regia, no? Quindi è facile. E quindi... mi immagino anche che per il pubblico possa essere facile, perché... sta vedendo uno spettacolo. Sta dentro una favola, certo. Ma certo. Per i due personaggi forse sono loro quelli più da convincere. Sapendola, la sai per come la sai, te la dimentichi a volte, te la ricordi, la giusti, ma non la sai abbastanza per dimenticartela. Perché adesso la sai, quindi sapendola ci cammini sopra.
Il momento in cui tu la saprai veramente e te la dimentichi, entri in scena senza voler sapere proprio più niente. Non voglio più sapere nulla di quello che sta per accadere. Io so che devo andare in scena e prendermi il tè. E allora comincio a non sapere nulla. Innanzitutto non c'è il tè. Dove cazzo è? C'era quello lì. Ma guarda te. Tiro su sta cosa, mi prendo il mio tè, lo porto lì. E tutto quello che accade, io non lo so. Così come non so neanche le battute. Se quando si gioca bene così. Quando non lo sai. Certo. Quando non la sai più. Ma non sai proprio niente, nessun secondo dello spettacolo. Si è depositato in te, è nuovo, come dice il tuo personaggio, io mi rinnovo ogni volta. E allora tutto quello che accade lo assumi e non puoi non assumerlo. Adesso però la sai troppo, perché è ancora lì, è ancora troppo fresco il tuo sapere, deve decadere. Dimenticarsela è la chiave, secondo me. Quindi ogni cosa che accade, dal cambio luce, le musiche di Claudio, il suo comportamento, un oggetto che salta fuori, che prima non c'era, pur immaginario che sia. Io con l'immaginazione posso fare qualsiasi cosa, posso giocare in qualunque modo con la mia immaginazione, fino al... e poi però iniziano i problemi che appartengono più al mondo delle patologie che non al mondo dei giochi, sì. Quando l'immaginazione prende il sopravvento su di me. Questo lo sanno benissimo, per esempio, i gelosi. No? Geloso, cioè, gioca quasi in maniera un po' morbosa con la propria immaginazione finché poi la propria immaginazione ti entra come se fosse una cosa reale nel tuo, non è più un gioco ma è una forma di smarrimento, cioè ti perdi. Io posso immaginare un territorio e poi perdermici dentro quando l'immaginazione diventa più forte, però questo è concettuale, certo. Cioè al pubblico questa roba non arriva, no. A me come attore mi arriva, io so che gioco con l'immaginazione di una palla, gioco con la palla, ma poi se questa palla con cui gioco mi porta a un certo momento nell'oratorio in cui io giocavo a palla e subivo le vessazioni dei miei compagni, dei preti, questa palla mi porterà tra poco, continuerò il gioco con la palla, ma dentro di me arriva qualche cosa che non controllo più. Ma per gli attori è interessante invece sapere che si entra in una zona dell'immaginazione dove non la governi più tu, è lei che governa te. E difficilmente l'immaginazione, quando prende il sopravvento, ti porta in un territorio confortevole. Difficilmente. Cioè di solito ti porti in un territorio in cui ciò che tu avevi creato come un luogo di gioco diventa un incubo, no? Partendo da questa immagine che tutto sommato ancora adesso mi riscalda e mi tormenta, che quando mi capita durante la vita quotidiana di incontrare per strada vecchie coppie di sposi ormai devastati dalla vecchiaia, zoppicanti, abbruttiti, ma che ancora si tengono per mano anche mentre fanno la spesa, e cerco di immaginarmi qual è la loro vita a casa, e non c'è più dentro di me quella corrosiva baldanza giovanile con cui mi veniva da prenderli in giro, no? Da dire, oh mamma mia, neanche morto. Ho uno spirito nuovo tutte le sere, amore. Perché? Ridivento nuova per te tutte le sere. Per me? Sì, per te. Adesso vedo che c'è un senso importante, quindi io ne esco. Mi ha fornito per prima cosa la fotografia di questi due, che in più vivono anche in un mondo che è finito. Parigi. Ma non è mai esistita la tua Parigi, amore. No, è esistita. Parigi è la città della luce. Parigi, la ville di Pierre. E tutti i mondi sono un po' finiti. Adesso come adesso ci sembra che sia molto facile immaginarci le varie ipotesi di fine del mondo. L'umanità è minacciatissima sotto mille punti di vista, cioè l'immaginazione della fine delle cose è molto meno letteraria di quello che ci sembra. Sono un maresciallo d'alloggio. Ecco appunto, maresciallo d'alloggio. Ionesco non è Beckett e quindi non canta, non racconta l'eroismo autistico e poetico delle persone costrette a vivere in se stesse, come se fossero murate dentro se stesse, ma gli concede la grazia di parlarsi, cioè di essere un io e un tu, che è il segreto di ogni felicità, naturalmente. Se tu avessi seguito la tua vocazione, saresti diventato un capo. Non
evocazione di merda, l'ho disintegrata l'evocazione! Puttana! Dentro di me la mia vocazione si è spezzata, io mi sono spezzato! Domani! Domani! Mi fa male la vocazione! Si è disintegrata la vocazione! Uno dei sentimenti più vivi che animava Ionesco era sicuramente la voglia di dinamitare le regole del teatro. Credo che Ionesco avesse un interlocutore interno che lo animava e lo agitava, ed era proprio il teatro, il senso del teatro, la teatralità, il teatro borghese, come credo che si chiamasse allora, ed era un sentimento per lui molto forte. Io non l'ho accolto nel mio spettacolo. Non tutto è perduto, non sempre, magari nella neve può nascere ancora qualche rosa. I miei interlocutori non sono di tipo estetico. Quindi quello l'abbiamo tolto. Cos'è rimasto? Mi è rimasto nelle mani una metafora straordinaria. E infatti questo è un testo poetico, proprio perché i dialoghi, per quanto astrusi, spesso gratuiti, ogni tanto hanno degli sprazzi di grande poesia, di grande verità, sui quali però Ionesco si diverte a tirare del pernacchi appena può. È la metafora di una lunghissima convivenza. Noi vediamo una sorta di ipotesi realistica, no? Di storia. In realtà c'è poco di realistico nello spettacolo, perché nella trama si inserisce, arriva e si rimane stanziale l'illusione, l'improvvisazione, la casualità, l'invenzione, il teatro, naturalmente. Chi come me lavora tanto, per esempio, nelle scuole di teatro o nei laboratori, lavora parecchio con le improvvisazioni. Io sono in grado di portare avanti improvvisazioni fra uno, due o anche più attori, fondate assolutamente sul nulla, cioè sull'immaginazione collettiva. Improvvisazioni che spesso avvengono o senza parole o addirittura in grand bloc, dove uno non può nemmeno condividere un codice per muoversi all'interno dell'improvvisazione. Cos'è? Cos'è? Un fiore. Nasce uno straordinario rapporto di occhi, per esempio. Cioè uno continua, pur fingendo di trovarsi fra le mani un oggetto che io adesso dirò è un fiore, per esempio, ma lo so solo io che è un fiore, e sto per porgerlo a qualcuno che starà con me, e questo qualcuno mi guarderà la qualità del mio gesto, perché dirà: che cosa mi sta porgendo? Ma mentre se lo chiede, vede qualcosa, e non vede un fiore, vede un gomitolo da cui io tiro fuori un filo, e prenderà il filo e comincerà a tirarlo. Io dirò: che sta facendo? Perché il mio fiore? Ah, non vede il fiore, vede il gomitolo. E allora ecco che quando avremo condiviso un immaginario comune, con questo gomitolo noi potremo fare altro, e ancora altro, fino a che non verrà esaurita l'energia magica di questo oggetto e si passerà ad un'invenzione successiva. Quindi ho capito che Ionesco, che lo volesse o no, non lo so, aveva fatto un percorso dove aveva scritto quello che poteva essere a tutti gli effetti un'improvvisazione. Quindi con gli attori siamo ripartiti dalla base, cioè abbiamo detto: immaginiamoci all'interno di un'improvvisazione. Non perdiamo mai d'occhio quello che sta facendo l'altro, perché ciò che io sto facendo nascere adesso dipenderà da quello che fa nascere l'altro. Siamo partiti più ancora che, allora, innanzitutto da un abbandono, perché appunto Valerio lo richiede sempre, io magari a volte ho un eccesso di entusiasmo, no? Anche proprio nel corpo, e quindi invece di essere molto morbida e molto abbandonata. Abbiamo scoperto insieme un giorno in cui io ho cominciato a lavorare avendo delle caramelle in bocca, che lì stava, per esempio, qualcosa di intrigante nel dire, nel poter... E lo spettacolo io lo comincio sempre avendo due caramelle di gomma in bocca e me le porto fino a quando non finiscono. Voglio la mamma. Voglio la mia mamma. Però so che questi personaggi, per vivere, hanno bisogno di essere contrastati da una messa in scena potente, che sembra dare molta importanza a quello che stanno facendo. E su questo sono stato seguito benissimo da Nicolas, da Alessio Rosati, che ha fatto dei costumi che ci parlano solo di teatro, sono solo costumi teatrali, non incontreremo mai nessuno per strada
vestito così, alludono un po' al circo, un po' al teatro di varietà, al burlesque. Valerio mi ha subito portato verso la necessità di vedere un'installazione fatta di sedie, una catasta di sedie. Lo spunto più interessante che mi ha dato Valerio è persone che in qualche modo, esseri, persone che in qualche modo ostinatamente resistono rispetto a una realtà che non esiste più. Quindi il primo giorno, quando sono arrivati i costumi, io non ho capito niente, ho fatto una prova orrenda perché ero diventata, non so, più giovane, avevo 25 anni improvvisamente. E poi però ho iniziato anche lì a capire come usarli. Quando è arrivata la scena, in qualche modo invece noi siamo stati rinfrancati, perché era insieme a noi un compagno di lavoro fondamentale, no? Infatti il nostro desiderio era in qualche modo di rappresentare le sedie del mondo, quindi sono tutti pezzi unici, in gran parte presi dal fondo del magazzino del Teatro Stabile, però il senso è quello di una piccola rappresentazione del mondo. Nel momento in cui è arrivata la scena di Nicolas, cioè io solo con le mie ciabatte a arrampicarmi ho trovato tre cose in un giorno, no? Subito, e quindi quella cosa lì, quella difficoltà anche che c'è, però quel morbido, cioè che è irto ma è morbido, mi ha dato la lentezza, poi da lì ho pensato alle mani, quindi come prendi la tazzina, cioè quindi tutto un lavoro tra Valerio e Nicolas, posso dire, anche se lui non lo sa, però insomma la sua scena mi ha aiutato tanto. Noi siamo molto contenti del risultato, ma il risultato è anche dato dal fatto che siamo in condizioni di lavoro, di creazione ottimali, se non uniche in Italia, cioè siamo alle Fonderie Limone, abbiamo un laboratorio a 20 metri. Cercare di dare a questi personaggi una grana luminosa, diafana, irreale, che lavorasse proprio in contrasto invece con la materia della scena, come se attraversando questo spazio in realtà non riuscissero a sporcarsi della materia, perché in realtà sono personaggi irreali, di luce lunare. Cioè lui ha avuto la bellissima intuizione di lavorare su delle creature non inserite in questo spazio. E io sono in ascolto di questi segni e anche cerco di farmi stupire non solo da Michele ma anche dagli altri segni. Allora lì c'è qualcosa che forse anche al pubblico arriva, no? Del mio smarrimento, che magari è anche il loro, no? Quindi in quello ci possiamo incontrare, forse è questa la cosa che mi interessa. Ultimamente mi è accaduto di provare un po' di sfiducia nei confronti del mio modo di vedere la vita e quindi conseguentemente anche di vedere il mio lavoro, di vedere quello che mi ha tenuto compagnia in maniera più fedele e più affettuosa nel corso della mia vita, che è proprio il teatro. Un po' di sfiducia, ho detto forse sono arrivato a un momento in cui ho bisogno di compagnia, ho bisogno di qualcuno che non parli solo la mia lingua, ho bisogno di qualcuno che non mi dica sempre di sì, è arrivato il momento in cui io devo cominciare a dire di sì. Non mi interessa partire subito da una coerenza che però non lascia niente da svelare. Il teatro per me è un po' il contrario di un teorema matematico, ci vogliono delle ambiguità non risolte che lasciano allo spettatore il mistero e anche, come dire, uno spazio da completare. Hanno delle personalità creative molto forti, cioè ognuno di loro porta un mondo. Non sono solo dei collaboratori, sono collaboratori ingombranti, cioè io nel momento in cui mi rivolgo a uno di loro so che arriva e porta con sé una gamma di strumenti, di toni, di timbri con i quali io dovrò fare i conti. Io penso che posso lavorare solo sulla mia fragilità in teatro, non posso portare niente di affermativo. E allora perché io non posso provare adesso finalmente a lavorare dicendo la parola più bella del mondo, che è sì? Perché ho detto sì, io dicevo sì, lui mi diceva ti è piaciuto questo costume? Sì, allora vado su questa strada, sì, e così ho fatto con Nicolas, mi diceva, ho pensato che la porta, io dicevo voglio una porta, lui diceva ah, no, la porta io penso che forse è meglio non vederla, va bene, io ho pensato una finestra enorme con delle vetrate attraverso cui si potesse intravedere anche del paesaggio, lui mi ha detto no, ho pensato a Rocco. Sì, ma è bello così, è bellissimo perché io vengo non solo spiazzato, ma vengo proprio sballottato dalla fantasia degli altri, ma
Mi fido. Sarà anche perché io appunto per lo spettacolo chiuso, finito, impacchettato, in questo momento non ho molto molto amore, ma perché mi sembra che sempre il teatro debba porre domande, in questo momento ancora di più ci deve essere uno smarginamento da qualche parte anche nella forma, no? Qualcosa che non riesci a... Cioè il teatro deve avere sempre un rischio, cioè il teatro per me porta il rischio, quella è la cosa bella che avvicina alla vita, no? Il rischio, se tu non rischi niente, se tu comunque ripeti e hai la tua struttura sempre uguale, cioè dopo un po', non lo so, non è il mio. Bugiardi! Mi avete ingannato! Gridava! Papà! Mamma! Non mi rivedrete mai più! Ma la vedo ancora mia madre là distesa in quel fosso con un mazzolino di mughetti tra le dita che mi urla: non dimenticarti di me! Non dimenticarti di me! Pieno di cose che ci sono e non ci sono. Se vi fate venire l'ansia di riempire i vuoti, viene loro orvacui, sei fottuta, lasciali, i vuoti fanno parte del gioco, quando arrivi, arrivi. Oggi è il loro ultimo giorno, hanno vissuto una vita lunghissima, ricca di esperienze, ma quale vita non la è, anche la vita più banale è ricchissima di esperienze, e hanno e sentono il bisogno di invitare persone per dire loro qual è il senso della vita. Poi non è vero che tutto è perduto. Perché tu dirai ogni cosa, tu la spiegherai, perché tu hai il tuo messaggio. Messaggio? E quindi? Hai sempre detto che l'avresti detto e stasera è il giorno in cui lo dirai. Il mio messaggio per l'umanità. Devi lottare. Il mio messaggio, ma sì, è un messaggio, è un proclama. Tutti i libri di filosofia messi insieme non ci dicono una sola frase che sembri dirci qualcosa che abbia senso per quello che riguarda l'esperienza di vivere. Allora sono affidati un po' stupidamente a un narratore, a un oratore professionista che verrà a dire a tutti qual è stato il senso profondo della loro vita che è durata così tanto. Non sarò io a parlare. Come? No, ho ingaggiato un oratore professionista. Questi ospiti arrivano. Arrivano davvero. In realtà noi spettatori non li vediamo, ma nella loro immaginazione arrivano sul serio. Prego, prego. Accomodate. Si può mettere il suo bambino sulle ginocchia, i due bambini, i due gemelli, una sedia. Dov'è la sorella? La suora, per me. È là, sorella, guardi che arriva mio marito. Se mi ramite mia moglie, porterà un programma. Ognuno di voi avrà un programma, anzi un già un posto. Però io ci credo ciecamente, Amore! Vieni a prendere! Sto finendo l'intervista! No, vieni a prendere! Due persone vecchie, chiuse in casa, che sognano di ricevere qualcuno, il mondo che finalmente cambia, tutti ci possiamo incontrare, l'arrivo finalmente del pubblico, quanta solitudine, no? C'è in questi due... E voglia di vivere lo stesso. Tutto questo è struggente e, insomma, non volevo dirlo, ma lo dico, è il mio contributo poetico nel pieno dell'epoca del Covid, ecco. Salvare l'umanità, ma sta da tutti i suoi mali, perché sta male l'umanità. Tutto sommato quello che tentiamo di portare avanti di nascosto è uno spettacolo un po' religioso. Ha bisogno di essere tutte le volte attraversato da noi con la levità veramente del pulviscolo, no? Cioè, quindi è religioso.
sfera. La sua forma è perfetta, ma potrebbe svanire nel nulla. Non recitare la scena della sfera come se tu sapessi cos'è. Non lo sai né tu, né io, né Ionesco, né il personaggio. La sfera è un mistero. È un'illuminazione, ma un'illuminazione fatta con una luce nera. Allora, il teologo, questa sfera è la sfera. Ci sono dei pensieri, l'amore, Dio, la morte, che se li pensi svaniscono. Se pensi a Dio non lo prendi mai più. Se non ci pensi, o se ci pensi senza pensare, la sfera è questa roba qui. Lui prova a definire, c'è tutto qui, c'è tutto, però devi stare attento. Falla vedere ai nostri amici. Questo grande evento, cioè il fatto di essere riusciti attraverso un gioco che diventa un'allucinazione e attraverso questa allucinazione che piano piano diventa anche un po' un incubo perché arriva troppa gente, finalmente è arrivato il momento di riferire il loro messaggio. E arriva cosa? Secondo Ionesco arriva uno strano tipo con i baffetti, vestito da pittore, che addirittura è sordomuto. Sordomuto, comunque parlava in una lingua incomprensibile, quindi era molto legato al tema dell'incomunicabilità, al tempo, quindi a dei linguaggi espressivi anche teatrali. Bruttissimo finale, dai. Dopo che hai tirato fuori una metafora così bella, l'hai condotta con tanta cura fino a quel momento, alla fine decidi proprio che ci fai una pernacchia e te ne vai. Ok, era nel tuo stile. Era nella tua rabbia, era nella tua necessità di non prenderti sul serio, di prenderti così sul serio da volerti prendere sul serio solo tu. Ci sta, ma io non ce l'ho fatta a farti questo, a portare in scena l'oratore come tu me l'avevi descritto. C'è una versione fatta qua allo Stabile di Torino negli anni Ottanta in cui arrivava un robot, ad esempio, no? Perché quindi veramente è interessante vedere come gli oratori sono cambiati a seconda del momento storico. Ionesco, non c'è bisogno di un sordomuto per non dire nulla. Divento sordomuto subito nel momento in cui tu mi chiedi qual è il senso dell'amore e della vita. Potrei fare... In questo spettacolo chi arriva è il pubblico. Grazie. I muratori che hanno tirato su gentilmente tutti questi muri, grazie. Ringrazio anche gli artigiani che hanno fatto le sedie, i tappezzieri, i tecnici. Ringraziamo tutti i tecnici, i macchinisti. Io non sono più vivo per me stesso, ma vivo per gli altri. Faccio parte di un racconto, faccio parte di una metafora. La mia vita è diventata una metafora condivisa con la vita degli altri. Mi hanno visto, esisto, sono esistito. Non te lo dico in faccia, amore mio, ma è a te che sto parlando. E lei lo sente, infatti è lì che comincia a commuoversi. No? In questa scelta di chiudere il sipario sulla vostra esistenza che finalmente è stata vista. Sei Davide, la nostra missione finisce qua, no? ora che la nostra storia sarà raccontata al mondo. Io penso che sia arrivato il momento di ritirarci. Adesso, subito. Sei pronta? Messaggio all'umanità è che sono stati insieme. Non lo sanno, sono convinti di dover ricorrere a proclami filosofici per dire qualcosa su che cos'è che tiene insieme il mondo e si sono dimenticati di capire che ciò che tiene insieme il mondo è ciò che ha tenuto insieme loro. Cioè la durata del sentimento più misterioso che ci sia, che è quello dell'amore. Dopo tutta questa vita